Carlo Mazzerbo lascia la direzione della casa di reclusione di Porto Azzurro, una decisione un po' difficile sotto certi punti di vista. Beh, difficile perché dopo 7 anni non è facile andare via, lasciare quello che si è iniziato e lasciare i collaboratori con cui si è lavorato molto bene, solo che è diventato un istituto pesante che richiede una presenza costante e le mie condizioni di salute non sono ottimali. Io purtroppo per me non ho, ho dei problemi alla vista e uno stress continuo mi può provocare dei danni irreparabili e quindi ho chiesto all'amministrazione di trovare una sede più vicina e più idonea e fa sì che Porto Azzurro non risenta di una mia assenza, come è stata negli ultimi mesi, costante e frequente più che altro. Beh, una scelta di questo tipo non lascia spazio ad altre discussioni, ma che cosa è cambiato in questi 7 anni? Purtroppo è cambiato in peggio il rapporto nostro operatore con l'amministrazione centrale e la carenza di mezzi, di uomo e di risorse crea difficoltà operative veramente difficili. L'utenza è cambiata, sono moltissimi utenti extracomunitari, moltissimi utenti disperati, il lavoro è per una quota sempre inferiore, le opportunità esterne con la disoccupazione che c'è sono ridotte al lumicino. È venuta meno una gran parte della speranza che alimentava chi stava dentro e che era giusto alimentare. Adesso l'aspetta un'altra realtà, un carcere diverso come quello di Massa Marittima, 38 detenuti mi sembra una realtà veramente completamente diversa. Che messaggio lascia a chi dovrà succederle? Beh, insomma, di ritrovare una, così, una serenità puntando sugli obiettivi di un collegamento sempre più stretto col territorio, perché il nostro lavoro se si fa in maniera individuale e da soli non porta a nulla. E io in questi anni ho visto degli ottimi risultati proprio perché si è lavorato in sintonia con tutti i comuni albani, con le associazioni di volontariato, con la Misericordia, insomma con tutti, con i quali sono fatti progetti molto interessanti. Io li ringrazio di cuore perché questo ci ha permesso di raggiungere il nostro obiettivo. Io quando per strada trovo detenuti che lavorano e di cui poi mi parlano bene del lavoro sono contento perché vuol dire che siamo riusciti nel nostro obiettivo, ma realizzando una difesa sociale che poi è quella che conta. E colgo l'occasione proprio per ringraziare, insomma, tutti quelli che hanno lavorato con me e tutti quelli che dall'esterno ci hanno dato una grossa mano.